Campionessa d'Italia in carica del Famila Schio a galla per oltre metà partita a Venezia in gara 1 di finale per il tricolore del basket femminile, per poi imbarcare acqua sotto i colpi della Reyer che, una volta messa la prua avanti, ha preso il largo. Anche nel punteggio che appare sul display del Tagliercio a fine contesa, un 77-65, che non rende merito all'equilibrio tra i due quintetti per tre quarti di partita. Primo duello a favore delle Oro Granata Lagunari dopo gara 1 del derby veneto, con in palio lo scudetto, si replica venerdì sera sempre nello stesso Spalasport, secondo la formula decisa dalla Lega per assegnare il titolo tricolore 23-24. Doppia gara in casa della miglior classificata in regular season, altra doppietta sul campo della seconda ed eventuale bella di spareggio al meglio per le 5 partite come all'esordio. E sì che le Orange altovicentine avevano approcciato davvero alla grande nel primo round, concludendo sul più 10 il primo quarto grazie a un break di 7-0 che poteva sembrare il preludio ad una lunga carriera. Attacco che però si inceppa nella seconda tornata. I soli 11 punti realizzati permettono alle veneziane di accorciare fino al meno 3 prima dell'intervallo lungo sul 29-32. Un parziale 7-0 a favore delle padrone di casa, sospinte da un pubblico in ovazione continua, scava il solco, ma grazie in particolare a Capitan Sottana il Famila rimane agganciato all'avversario fino al terzo quarto, 49-45, con 10 minuti effettivi ancora da giocare.